Ciao amiche e amici, bentornate sul canale. Oggi ho scelto una selezione di diversi capolavori da cui è stato tratto almeno un film o una versione televisiva. Io ho citato il più famoso, o almeno quello che conosco io. Sono tutti libri da leggere assolutamente se avete già visto il film, o anche se non l'avete visto. Di alcuni avevo già parlato in altri video in precedenza. Si tratta di generi diversi, ma tutti molto molto belli. Prima di tutto dobbiamo intenderci su cosa si intende per capolavori. Per me si tratta di quegli autori che, indipendentemente dall'argomento di cui parlano, riescano a trasmettere delle emozioni e a coinvolgerti nella scrittura. Intendo quei libri che non riesci a smettere di leggere, che si lasciano rileggere più volte e ogni volta ti fanno scoprire sensazioni nuove, che dopo molti anni ricordi ancora. Questo per me è un capolavoro. Bene, cominciamo. Il primo libro che vi propongo oggi è questo. In mezzo scorre il fiume di Normand MacLean. Ne ho parlato all'inizio del canale, c'era già un video. Un libro bellissimo, breve, è una storia familiare, ci sono pochi personaggi, pochi familiari, sono poco più di 150 pagine. L'autore Normand è il fratello maggiore, il minore è Paulie, che se ricordate al cinema era interpretato da Brad Pitt nel famoso film di Robert Redford, premio Oscar per la fotografia. Bellissimo anche il film, se non l'avete visto vi invito ad andare a riprenderlo, che parla dei rapporti di questi due fratelli principalmente che vivevano nel montagna e avevano la passione della pesca con la mosca. Due caratteri molto diversi, che non si capivano ma si volevano molto bene. Il padre è un predicatore, una persona molto dura, molto rigida, che cerca di guidare questi figli. Il maggiore Norman, che è l'autore, è un tipo più posato, più serio, invece Paulie è uno scapestrato col vizio del gioco, corre dietro alle ragazze, eccetera. Bellissimi sia il libro che il film. È un libro che va bene per tutti, anche per i ragazzi. Il secondo che vi propongo oggi è questo, Il talento di Mr. Ripley, di Patricia Highsmith. C'è un'intera playlist qui sul canale sull'autrice. Io ho visto il film al cinema, mi ha fatto incuriosire, sono andata a cercare il libro e da allora ho letto quasi tutti i libri di questa autrice, mi piace moltissimo. Se non lo conoscete vi invito a scoprirla. Mr. Ripley, interpretato da un grande Matt Damon, è un ragazzo che ha la capacità di impersonare gli altri, imitare le voci, imitare le persone, imitare le scritture, le firme, e vive di piccole truffe, di espedienti, di assegni falsi, eccetera, finché gli capita l'occasione di un certo Richard Greenleaf, che è un miliardario, che lo invita a venire in Italia a recuperare suo figlio dalle parti di Napoli e convincerlo a tornare in America. Il figlio di Dickie Greenleaf è un ragazzo che se n'è andato, figlio di un miliardario molto benestante, eccetera, che se n'è andato non vuole tornare a casa, insomma, vive di rendita e si è piazzato in Italia. La fidanzata è Gwyneth Paltrow, un'altra ragazza benestante, e comunque Ripley viene in Italia, piano piano fa amicizia con questa coppia, entra nella loro vita, comincia a impossessarsi delle sue cose, piano piano durante un incidente lo uccide e letteralmente si impossessa della sua vita e diventa lui, finge di essere lui. Su questo autore, su questo personaggio sono stati scritti 4-5 libri, vi invito a leggerli tutti, altri due mi pare sono stati riprodotti al cinema, due no, e tutti bellissimi. Se trovate dei racconti o dei film su Tom Ripley vi invito a vederli. Un film che è stato candidato a ben 5 premi Oscar e non li ha vinti, purtroppo li avrebbe meritati, ma ha vinto altri premi. Un grandissimo Matt Damon, vi invito assolutamente ad andare a vederlo. L'altro libro che vi propongo oggi, di genere completamente diverso, è I figli degli uomini di P.D. James. P.D. James è un'autrice di romanzi gialli,
Mentre questo è un libro di fantascienza distopica, postmoderna, catastrofica, eccetera, un genere che io non amo particolarmente, ma questo libro è molto bello. Se avete visto il film, comunque il libro poi ha anche un finale diverso. Vi invito a leggere anche il libro perché è molto molto bello. In Inghilterra, un fantathriller ambientato nell'anno 2021, per quando l'ha scritto era il futuro, si immagina un'epoca catastrofica in cui praticamente i maschi della specie umana sono diventati tutti sterili, non possono avere figli. A un certo punto nasce un bambino, che è l'ultimo della specie, l'unico nato, che viene conteso dal dittatore agli attivisti per i diritti civili, altre bande, eccetera, che cercano di contenderselo. Questo ragazzo a un certo punto muore, viene ucciso e pare che la specie umana non abbia più futuro, insomma. Si scatenano guerre, eccetera. Tutto il libro, tutto da leggere, scritto benissimo, anche se l'autrice non è un'autrice di fantascienza, come ho già detto, ma questo libro è molto molto bello, bello anche il film. Vi invito a vederli entrambi. L'altro libro, che è un libro di fantascienza classica, L'uomo che cade sulla Terra, sempre fantascienza ma un po' diverso, è un libro di parecchi anni fa. Sono sicura che avrete conosciuto almeno il film con David Bowie, il libro di Walter Tevis. E L'uomo che cade sulla Terra, per quei pochi che non lo sapessero, narra praticamente di un alieno che è caduto appunto. Sembra apparso da nulla, si comporta in maniera strana, possiede straordinarie scoperte scientifiche, praticamente viene da una civiltà molto più avanzata di noi. Per finanziarsi, per tornare sul suo pianeta, cerca di vendere dei brevetti di tecnologie molto più avanzate di quelle sulla Terra. Però a un certo punto i terrestri cominciano a insospettirsi perché questo personaggio è un po' strano, diverso da noi, stravagante, eccetera, e inizia la caccia all'uomo. I terrestri vogliono catturarlo, vogliono prenderlo. Il libro bellissimo era anche il romanzo. Vi invito a vedere il film con David Bowie e a leggere il libro di Walter Tevis. Bellissimi entrambi. L'altro libro che vi propongo, forse non sapete che è stato tratto da un libro, è Il Padrino di Mario Puzo. Già parlato ampiamente su questo canale del film, vi invito a vederlo, ci sono dei video dove ne parlo. Bellissimo anche il libro, non vi racconto la storia perché immagino che la conoscano tutti. Tra l'altro dal libro è stato tratto solo il film primo e secondo, Il Padrino parte terza è stato aggiunto dopo dagli sceneggiatori, nel libro non c'è, anche perché Puzo è morto negli anni 60, mi pare, quindi non potrebbe averlo scritto. L'altro libro che vi propongo oggi è Presunto Innocente di Scott Turow, questo. In questo libro il procuratore Rusty Savage viene accusato di aver ucciso la sua amante Caroline Polemos, che nel film era interpretato da Greta Scacchi. Io ho la versione in inglese. Il protagonista è Harrison Ford al cinema. Viene accusato di aver ucciso la sua amante e deve difendersi in tribunale praticamente. La storia è molto bella. L'autore è anche l'autore di Lesioni personali, ne avevo già parlato tempo fa di questo libro. Comunque è un autore di legal thriller molto molto bravo che vi invito ad andare a cercare se non lo conoscete. L'altro libro è di un altro genere, L.A. Confidential, di Scott. Di James Ellroy, un altro libro ambientato negli anni 50 di genere diverso, dove praticamente un giornalista tramite i suoi articoli, scoop, eccetera, riesce a scoperchiare una storia di prostituzione, inganni, truffe. Dove sono coinvolti uomini politici, gente dello spettacolo, attori anche famosi, eccetera.
Un autore che io amo moltissimo, ne avevo già parlato ampiamente qui sul canale, vi invito ad andare a vedere gli altri video. Gli altri libri di oggi che vi propongo sono di John Steinbeck. Il primo è Uomini e topi, questo. Uomini e topi è un libro non molto adatto ai ragazzi perché ha alcune scene piuttosto violente, comunque per il resto va bene per tutti. Che parla soprattutto principalmente una storia di amicizia tra due uomini, due ragazzi. Uno è un ragazzo sveglio, George, e l'altro è ritardato, Lenny. George lo difende, lo protegge, stanno sempre insieme sognando di mettersi in proprio, prendere pezzo di terra e avere una terra loro, mettere su una fattoria in proprio. Ne è stato tratto un bellissimo film di Gary Sinise. Con Gary Sinise e John Malkovich nel 92, ci sono stati anche altri film comunque. Questo è il più recente. Bellissimo, vi invito a vedere anche il film che merita veramente del 92. Il secondo libro, La Valle dell'Eden, anche di questo ho già parlato. Ne è stato tratto un meraviglioso film di Elia Kazan del 55, vincitore di diversi premi con un grandissimo James Dean. E tanti altri bravissimi attori. La Valle dell'Eden è la Valle del Salinas in California dove è cresciuto Steinbeck, l'autore. È un giardino dell'Eden moderno. Il padre è Adam, i figli sono Aaron e Caleb che rappresenterebbero Caino e Abele, però Aaron non è buono, è il figlio perfetto, bravo a scuola, bravo sul lavoro, obbediente coi genitori, eccetera. E Caleb è il ribelle, che era James Dean nel film, che a un certo punto lui si convince di essere più simile alla madre, la quale aveva abbandonato la famiglia da giovane, aveva abbandonato i figli, se n'era andata e va alla ricerca della madre, ma poi scopre che in realtà le cose non stavano come pensava lui. Nel libro invece la storia è molto più complessa, ci sono intrecci familiari. Storie di amore e odio, eccetera. È molto più lungo, molto più complesso. Vi invito a leggere il libro, che comunque va benissimo per tutti, anche se è un po' lungo, ma è leggibilissimo. Uno dei più grandi autori degli ultimi tempi. L'ultimo film, sempre, l'ultimo libro, sempre di Steinbeck, è Furore. Un altro bellissimo libro, considerato il libro sulla Grande Depressione. Con la L maiuscola, che parla di una famiglia che ha perso tutto per colpa delle banche dopo la grande crisi del 29 e deve mettersi sul carro, abbandonare tutto, andare alla ricerca di una vita migliore, alla ricerca di, ma in realtà farà la fame più che altro. E racconta di come questi problemi, queste tragedie rovinano anche i rapporti familiari tra fratelli, tra marito e moglie, distruggono le famiglie. Racconta il periodo della grande disperazione di questa famiglia, di questi protagonisti che si ritrovano dalla sera alla mattina a perdere tutto, perdere anche la casa. Bellissimo il film, anche se è del 1940, un po' vecchio, con Henry Fonda di John Ford. Vi invito a vedere anche quello. Alcuni dei libri che ho citato, come Il talento di Mr. Ripley, ad esempio, sono stati menzionati tra i 100 migliori romanzi gialli più belli di sempre. Vi lascio qui la lista in descrizione. Se volete dare un'occhiata, anche lì ci sono tantissimi libri che vale la pena di leggere. Vi invito a guardare anche questa classifica. Bene, se il video vi è piaciuto, mettetemi un like, che ne farò degli altri sul genere, almeno mi fate capire che vi interessa questo genere. Grazie per la visione e al prossimo video. Ciao!